Nel dopo partita di oltrepovo guerra a Provvigevano, finita con il largo 6 a 1 in favore dei padroni di casa, abbiamo sentito le voci dei due allenatori: Fabio Visca per oltrepovo guerra e Dino Lavegna per la Provvigevano. Poi i protagonisti in campo: Daniele Di Gennaro e Andrea Balestra. Dopo partita di Oltrepovoghera provvigevano, netto 6-1 con Mister Visca, visto oggi la superiorità dell'oltrepovoghera è stata evidente. È piaciuto in particolare l'approccio deciso e l'aggressività che avevi chiesto alla vigilia e direi che il ragazzo ha risposto molto bene sul campo. Sì, sì, il pericolo era quello dopo la partita di domenica di una vera carità di tensione, ma io ero abbastanza tranquillo perché i ragazzi sono veramente dei ragazzi eccezionali, quindi hanno risposto alla grande ancora una volta. Mister in avanti, oggi abbiamo visto anche giocate di gran classe, sia a livello individuale che di reparto. Possiamo dire che lo Trapavoghiera è l'attacco più forte di questa categoria? Eh, vediamo la fine. Per adesso, per oggi, penso di sì, poi vedremo alla fine chi, chi farà più gol. Quindi, sicuramente davanti, comunque, abbiamo dei, degli ottimi giocatori, ma come anche negli altri reparti. Eh, comunque. Questo è un altro motivo di soddisfazione, la risposta che ti danno, se così posso anche le seconde linee, visto come sono entrati sia Panigate che Bruscaglia. No? Vuol dire che il gruppo c'è e che ha anche tante soluzioni della panchina? Sì, sì, il gruppo è eccezionale, come ripeto, non c'è nessun problema. Chi entra fa sempre il proprio dovere. Fino ad, ad oggi sono sempre entrati tutti benissimo in campo, nessuno è mai, non è mai, nessuno è mai entrato senza essere determinato al massimo prima. Quindi... Questo è uno sguardo alla classifica, da stasera inizia a darlo o ancora presto? No, è, vero, è presto, comunque. Un'occhiata gliela diamo tutte le domeniche, comunque, però è presto, ancora. Dopo gara di oltrepavoghera provviggevola, siamo col mister degli ospiti Dino Lavegna. Mister è stato troppo forte questo quest'oltrapavogera. Si aspettava qualcosa in più dei suoi ma direi entrambe le cose. Noi sicuramente abbiamo fatto una partita abbastanza imbarazzante. E forse mi prendo un po' di colpe perché oggi abbiamo cambiato un po' il sistema di gioco con l'idea di venire qua e sorprendere un po' la vostra forza, però forse ho messo in condizioni i ragazzi magari di, di, di non esprimersi al meglio. E però dall'altro lato ho visto sicuramente un, una squadra veramente attrezzata di categoria superiore che... Ha tutte le carte in regola per, per, per vincere il campionato. Ecco, una, una grande squadra, per cui il risultato è stato troppo largo, forse per, per i nostri demeriti. Ma è una squadra di, di, di categoria superiore rispetto alla nostra, ecco, in quella vista. Soprattutto il potenziale offensivo dell'Oltrepovo oggi è stato davvero devastante. Potevate fare qualcosa in più a livello difensivo, contenerli meglio? Era davvero difficile. Sai all'inizio abbiamo provato un po' ad avere questa doppia superiorità numerica con, con la difesa 5, però oggi abbiamo sofferto parecchio con, con gli esterni perché a livello individuale... I due esterni dell'Oltrepo dell hanno un ritmo sicuramente superiore al nostro in questo momento e, e hanno delle, delle capacità tattiche sicuramente superiori. Noi siamo una squadra che dobbiamo lottare tutte le partite. A, a denti stretti e col coltello tra i denti e, e, e oggi non l'abbiamo fatto e per questo abbiamo preso questa batossa. Siamo con il mattatore di giornata Daniele Di Gennaro, tripletta personale e tante giocate che ha mandato in visibilio al pubblico qui della comunale. Daniele, il rischio era quello forse di sottovalutare l'impegno no? dopo la grande prestazione con la vittoria di Legnano, invece siete scesi in campo subito con determinazione e aggressività sin dai primi minuti. Sì, la squadra ha risposto bene, siamo una squadra che comunque non entriamo in campo. <coughs> con la voglia di non giocare, vogliamo sempre vincere la partita. Cioè, abbiamo iniziato bene, siamo riusciti a fare due gol eh, il primo tempo e poi abbiamo amministrato la partita. Daniele, diciamo. oggi mi si mostra tutto il tuo bagaglio tecnico, la sensazione è che in eccellenza un giocatore come te possa, come si dice in gergo, fare la differenza e spostare gli equilibri. No? Ti senti un po' un punto di forza di questa squadra? Mm, no, non mi sento un punto di forza. La squadra è forte, giochiamo, penso che chiunque... In questo, di questo gruppo possa fare bene, sono lì, sto facendo bene e speriamo di continuare così. Adesso anche la classifica inizia a diventare importante, no? siete in testa con Legnano, iniziate a pensare davvero di essere un po' la squadra da battere? Bah, ti ripeto, stiamo giocando bene, la squadra è forte, il gruppo anche, noi giochiamo partita per partita cercando di fare bene, poi vediamo alla fine cosa portiamo a casa. Sono una dedica, Daniele, per questo tripletta? La tua prima con la maglia dello Pavo No, no, no. Tengo per me. Tutto per me mi tengo. No, siamo sì. col capitano Andrea Balestra. Andrea, una affermazione netta, una superiorità che non è mai stata in discussione. Siete davvero forse la squadra più forte di questo girone. Oggi avete dato una dimostrazione di grande aggressività sin dai primi minuti. Poi giocate anche un calcio piacevole. Sì, diciamo che oggi siamo stati superiori. L'abbiamo dimostrato sul campo. Voglio dire che comunque le partite poi prima di giocarle non, non sai mai se sei superiore, quindi insomma si presenta sempre dei, degli aspetti che tu non sai mai cosa vai a incontrare, però poi è chiaro che se dimostri questa forza vuol dire che c'è qualcosa insomma, di, di importante in questa squadra, che stiamo conoscendo anche noi perché forse non, non ci aspettavamo neanche noi a inizio anno questa forza, però attualmente è reale, cioè non è... Non... Non penso che gli altri siano dicono, scarsi, o okay. che siamo noi che comunque siamo una buona squadra e siamo chiaramente un gruppo di ragazzi eh, fantastico. Questo va, va dato merito a chi ha scelto gli uomini. Andrea vogliamo parlare dello speciale dell episodio che ti ha visto protagonista questa settimana questa aggressione che hai subito nel tuo locale quanto ti è stata vicina alla società, ai compagni e soprattutto dove hai trovato questa forza oggi hai giocato come se niente fosse no? con la tua eh, solita professionalità eh, diciamo che voglio dire eh, ho saputo di avere tanti amici ma non avevo dubbi e questo mi ha fatto molto piacere è, una, è successo un incidente per me voglio dire non, non, a parte voglio dire l'aggressione così ma non ho subito danni da quindi insomma si guarda avanti, e vabbè, chiaro che non è bello, però voglio dire, eh, colgo l'occasione per ringraziare veramente la società che è stata vicina proprio in maniera mm, pesante ecco, con me, quindi mi ha dato una mano sotto tutti i punti di vista. Non avevo dubbi, e questo è un'altra cosa, piccola cosa, che comunque ti dà forza per affrontare le partite in maniera determinata. Ecco. Parliamo anche del pubblico oggi si sono fatti sentire, ma hanno dato anche questa spinta, che può essere importante no? in alcune occasioni. Stiamo facendo di tutto per cercare di far venire la gente al campo. Insomma. Noi, noi insomma, veramente un, ci stiamo mettendo un impegno, una professionalità che per queste categorie qua è importante. È chiaro che siamo aiutati dalla società, siamo aiutati proprio da, da tutti. È chiaro che adesso il successo principale, oltre a vincere, è quello di cercare di portare il pubblico. Al Paris, insomma, sempre di più, però è chiaro che penso che, la, 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 penso che si, cominci, si possa cominciare a parlare di una squadra che sia piacevole: no? a, si può venire la domenica a vedere la partita e divertirsi.